Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del sostituto procuratore generale di Napoli, Catello Maresca. Buonasera signor procuratore, come sta? Ciao Rosaria, buonasera. Mi consenti di darti del tu? Mi con, <ride> consentissimo. Allora, eh, con grande piacere. E eh, allora, ehm, dunque, è un piacere sempre per me ospitarti perché lo sai. Io ci tengo e poi io lo dico sempre ai nostri telespettatori: eh, ti ho acquisito come figlio e quindi non so se ti convenga, però lo faccio con tutto il cuore. Allora, Beh. senti, ehm, volevo eh, dirti, parlare un po' dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si è svolto eh, sappiamo il 30 mh, gennaio scorso mentre invece in tutte le corti d'appello. Eh, Italia, che sono 26, quindi anche la Corte d'Appello di Napoli, e a Roma invece il 29 di gennaio. È stato un, diciamo, un anno diciamo, in inaugurazione un po' particolare, un ambiente di solitudine, di distanziamento. A Napoli, alla Corte d'Appello di Napoli c'erano solo 5 eh, relatori: il presidente De Carolis di Prosedi, il procuratore capo Luigi Riello, il capo dipartimento della giustizia minorile, il consigliere di CSM. E il presidente dell'ordine degli avvocati. Il presidente del Carolis dei Procedi ha preso la parola e ha parlato naturalmente della lungaggine della giustizia lunghezza dei processi e manco a dirlo, lui l'ha sempre detto, ti ricordi? Ha sempre detto un imbuto ecco, nel quale vanno tutti i processi, poi nella struttura si fermano eh, lì. Ecco, mh, ha parlato anche della prescrizione che provoca anche lei la lunghezza dei processi e anche l'impunità dei reati minori. Ecco, d'altra parte senza la prescrizione un innocente rimarrebbe sotto processo a vita. In caso di condanna, eh, in caso di condanna la condanna arriverebbe sempre più tardi. Tu che ne pensi di questa uh, diciamo, analisi di questo presidente della Corte d'Appello? Ah, ovviamente eh, lo condivido perché è una, la condivido perché è una valutazione attenta, ponderata. Eh, fatta sui, sui numeri, sui dati concreti della, eh, che purtroppo è anche diciamo, impietosa della difficoltà della macchina giudiziaria peggiorata per la pandemia eh. sì, purtroppo aggravata dalla pandemia le, le, ormai i magistrati hanno sempre più difficoltà nel portare avanti un servizio che già eh, di per sé eh, è molto molto complicato Però, ce la mettiamo tutta, cerchiamo di eh, anche sopperire a, a mancanze eh, generali e, e ad assicurare, eh, almeno ovviamente io parlo per il distretto di Napoli, eh, un servizio che sia un servizio eh, accettabile, con tempi eh, ragionevoli sia nella giustizia civile che nella giustizia penale. Forse la giustizia civile ha elaborato anche una modalità a distanza. Eh, efficace per, per, fronteggiare, per fronteggiare la crisi. Il processo penale, date le sue caratteristiche dell'oralità del contraddittorio, ne ha risentito e ne sta risentendo un, un po' di più, però speriamo di uscire tutti quanti insieme presto da questa situazione critica e di riprendere eh, la marcia sempre più spedita perché poi il servizio giustizia possa essere tempestivo e eh, assicurare una risposta eh, valida a, anche alle istanze della e, gente, la gente ha bisogno di fidarsi anche nella situazione. Esattamente anche perché insomma è da tempo che se ne parla di questo. Io mi ricordo tanti anni fa eh, presentai proprio qui un, un libro, era un libello del um, grande procuratore eh, Gian Domenico Lepore che scrisse, te lo ricordi, eh, chiamatela pure giustizia puntini, puntini. Puntini, se vi pare dichiara ispirazione pierandelliana e quindi è, sì. insomma è, è un bel po' che se ne parla il presidente De Carolis di Prossedi sempre ha parlato anche dei rapporti difficili in questo periodo tra politica e magistratura anche alla luce della tua uh, possibile candidatura a sindaco di Napoli ma questo diciamo ne parleremo anche più avanti più in specifico eh, su questo ha parlato anche si è pronunciato anche il procuratore generale Luigi Riello, il quale ha detto che bisognerebbe evitare questi trenini, questi magistrati che vanno dalla magistratura alla politica, poi ritornano indietro, dice secondo me o non dovrebbero ritornare o dovrebbero avere incarichi amministrativi. Io proprio non ti ci vedo con incarichi amministrativi, tu che sei un, un, una persona così diciamo, viva, diciamo, sempre in movimento. Sarebbe proprio no, io terribile. Sono, io sono che ne pensi? Io sono ovviamente fieramente e orgogliosamente un magistrato e eh, come tale non posso che condividere anche le argomentazioni del, del procuratore generale, del mio capo ovviamente. Eh, è un tema generale, è un tema complicato, è un tema eh, di cui eh, la politica ogni tanto... Eh, tenta di, di, di farsi carico. In realtà esiste un principio costituzionale che è sancito all'articolo 51 che dice che i magistrati sono, sono dei cittadini e quindi come tali ovviamente devono avere anche le garanzie di poter partecipare alla vita pubblica. Io credo che peraltro possa essere anche una pulsione positiva, no? una risorsa che i magistrati eh, in determinate condizioni, a certe eh, con certe regole possano partecipare anche alla vita pubblica del paese. Io non, non lo vedo ovviamente un, un problema eh, serio, certo andrebbe disciplinato, come giustamente ha detto il, il procuratore generale, perché poi si abbiano delle regole chiare rispetto alle quali uno può, può determinarsi sia prima che dopo, perché eh, forse non è, eh, il problema non è nemmeno veramente quello prima perché eh, ripeto i magistrati sono dei cittadini comuni con gli altri certo. anzi eh, hanno anche una, una visione forse del, di uno spaccato della società no, che gli consente di acquisire delle esperienze che poi potrebbero eh, utilizzare eh, per il bene dei cittadini eh, è il problema forse eh, dopo eh, perché i magistrati come giusto che sia devono sempre eh, avere questa, questa immagine no, anche di terzietà rispetto alle persone che, eh, che sono sottoposte eh, al loro giudizio, terzietà che può nell'eventualità in cui dovessero scegliere poi di, eh, di appoggiare eh, magari eh, un, una posizione o un'altra posizione potrebbe essere ovviamente intaccata eh, ed è allora che eh, intervengono, in realtà ci sono già eh, delle regole che stabiliscono poi eh, che cosa accade eh, ai colleghi che hanno scelto di, eh, di fare politica e poi rientrano in, in magistratura, ce ne sono tanti peraltro in giro. Con per i carichi amministrativi. No, no, no. Sono, no, sono tanti che sono normali. tornati a fare i magistrati anche nel, nel nostro distretto, che hanno fatto gli assessori, che hanno fatto i sindaci eh, e poi con le garanzie dovute. Ma tu lo vuoi tornati. fare il sindaco di Napoli? O oh, no? Io questo ma vorrei io, capire. Io su questo. Il, il tuo desiderio. Eh, ma i desideri sono, sono tanti nella vita e. È... Aspettiamo di, 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 di capire che cosa succede e vediamo, vediamo. Io penso che tutti i cittadini. Io vorrei capire i tuoi desideri, cosa sta nella tua testa. E Ma quindi, guarda, perciò ti i desideri sono. A una, una mamma, cosa. Si, dice, a una mamma <ride> si dice: Scusi, i desideri sono una cosa, poi quello che uno può fare è un'altra, quindi. Eh, vediamo, vediamo che cosa succede. Oggi è per prematuro. me sei un brillantissimo e questa è testimonianza chiara per tutti. Sei stato un grande, eh, sei un grande magistrato eh, per più di dieci anni. Sei stato alla DDA, quindi hai dimostrato di essere un magistrato con i fiocchi. Se dovessi diventare anche sindaco, sono sicura che diventeresti un sindaco veramente con i fiocchi perché tu fai già tanto per Napoli, per i ragazzi di Napoli. Li togli dalla strada con l'Associazione Arti e Mestieri, insomma lavori eh, anche molto nel sociale pur essendo eh, magistrato. La questione mh, eh, tua è stata portata, segnalata anche ehm, sempre dal Procuratore Riello al CSM, il quale ha archiviato la pratica. E, giusto? Sì, Questa sì, segnalazione lo hanno, ha, hanno, hanno scritto tutti i giornali. Ovviamente io eh, da rappresentante delle istituzioni, fiero perché io ovviamente sono fieramente magistrato e come ho anche, come anche detto e scritto, eh, per me la toga è, è come se fosse... È la vita eh, 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 Sì, forse so. di più anche. Eh, diciamo. È una seconda pelle che porto sempre con me porterò sempre con me. E quindi come tale, ma eh, io ho sempre eh, come giusto che sia... Ho avuto un profondo rispetto per le istituzioni, certo. figuriamoci per quella più rappresentativa che è il Consiglio Superiore della Magistratura e quindi eh, ho, ho, preso, eh, ho accettato, ma avrei accettato qualsiasi verdetto mh, perché eh, il, il Consiglio Superiore è il nostro organo supremo che disciplina. Anche giustamente le modalità ed è intervenuto giustamente in questo caso a valutare se ci fosse qualcosa di, di anomalo. Ehm, ha archiviato e ovviamente io l'ho colto con grande favore. Eh, e certamente la, 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 la pratica significa che non c'è nulla di anomalo, che anomalo, nulla di anomalo eh certo. e che quindi io continuo come. Come eh, oggi faccio a, a fare il magistrato, a occuparmi delle mie pratiche e, e a cercare di, di fare come ho fatto per 22 anni un servizio che sia un servizio efficace. Io e, penso certamente, che, e certamente. Eh, I cittadini da noi si aspettano di ricevere giustizia, di. Eh, quando facevo le indagini eh, contro eh, i casalesi che si facessero e che si raggiungessero risultati oggi che sono alla procura generale che eh, mi occupi delle pratiche che mi vengono assegnate io mi occupo dell'esecuzione eh, penale quindi che, de, de, della necessità di, di eh, fare eseguire le pene che poi sono state irrogate dai tribunali e dalle corti d'appello e dalla corte d'appello del distretto penso di farlo in maniera onorevole così e come certamente, mi viene più che onorevole, ha richiesto. fatto poi gli arresti è, è l'autore dell'arresto di Zagaria e tanti altri e insomma, eh, ed il re scovava solo lui i bunker, no, cioè, avevi no. un fiuto particolare per i bunker la passione, è tua. la passione tua è sei troppo bunker. buona, allora. non da solo ma con un gruppo e eh, importante eh, di, di, eh. di, di, di colleghi validissimi di, di, di personale amministrativo di polizia giudiziaria, eh, è stato un momento consentimi di dire esaltante no, anche della, eh certo. del, dello Stato, della giustizia eh, certo. in questi territori. È eh, certo, io mi ricordo quando ci fu l'arresto di Zagaria, e, e tu sempre semplicemente, perché poi è stato sempre modesto. Quando dicevi eh, pensare quanto invece di gioire, cioè avrai gioito, però disse eh, quante volte ci siamo passati sulla testa. <ride> e certamente, insomma, è stata una bella scoperta. Allora, ritorniamo all'inaugurazione dell'anno giudiziario. il eh, Sempre il presidente De Carolis ha detto: eh, si è parlato di altarini, eh, di altarini, di santuari che stanno sorgendo sempre più numerosi nei vicoletti, nella zona, diciamo, un po' antica e frequ più frequentata dalla criminalità organizzata. E lui ha detto altarini per boss che magari anche giovanissimi che sono morti e lui dice. Caro si dice chi muore commettendo reati non merita nessuna celebrazione. Gli ha fatto eco anche il procuratore Ariello, il quale ironicamente giustamente ha detto ma non vorrei che accanto alla festa dei carabinieri, alla festa dei, della polizia, della Guardia di Finanza ci fosse pure la festa della criminalità con tanto di medaglia commemorativa magari per un boss che è, è caduto nell'esercizio del proprio dovere. È vero così, sono, stanno sorgendo questi. Altarini. Purtroppo, purtroppo sì, eh, io non posso che condividere parola per parola quello che è, stato, quello che è stato detto, ovviamente eh. Eh, ho anche io espresso eh, in termini netti eh, la, la, la mia linea, eh, noi dobbiamo eh, e, e siamo dalla parte della giustizia, ovviamente chi sceglie eh, una strada sbagliata purtroppo deve accettare anche le conseguenze delle proprie certo. scelte. Ai noi noi speriamo che i eh, ragazzi sempre più giovani non siano portati a, a scegliere quella strada, però proprio per questo noi dobbiamo essere ancora più fermi nel condannare eh, questo tipo di atteggiamenti. E' eh, è naturale che quindi forme. Eh, di esaltazione eh, di, di, di questi atteggiamenti, non si parla delle persone, no? perché poi eh, ovviamente i morti meritano, meritano rispetto, rispetto a comunque. prescindere, perché, perché eh, nessuno può, può sostenere eh, diversamente. Però eh, è una questione oggettiva che va. Eh, che va Messa bene a fuoco, e cioè che gli atteggiamenti che stanno dietro poi queste persone devono essere condannati e non possono che essere condannati perché altrimenti rischiamo di alimentare anche uno spirito di emulazione ancora ulteriore o addirittura di non ci vuole idolatrare chi eh, eroe proprio non mi sembra. E eh certo, perché anche perché il loro intento della criminalità organizzata è sempre di, del consenso sociale. Loro ci tengono particolarmente perché col consenso sociale loro acquisiscono sempre più petti di territorio, fetti di territorio. E quindi questo, sì. come dici tu, si alimenta eh, diciamo. Eh, Diciamo, si finiscono per essere diciamo, presi per esempio. Eh, dunque eh, si è dato anche nel, nell'inaugurazione dell'anno giudiziario l'allarme eh, per eh, eh, quei fondi, eh, recovery, come si dice, found. Recovery found, sì. eh, found, che sono soldi, lo strumento europeo per bilanciare un po' la crisi economica eh, insomma, eh, dovuta alla pandemia. Ecco, eh, noi sappiamo che la criminalità organizzata ha la resilienza facile, sappiamo pure che... Approfitta sempre delle, delle, diciamo, delle, eh, delle disgrazie, dei periodi di crisi, terremoti, alluvioni, eh, anche la crisi eh, della, della spazzatura, eh, dei rifiuti, insomma, trovano sempre il modo. Quindi, eh, diciamo, non, insomma, non si vorrebbe che toccassero pure questi fondi. qua si parla di 27 miliardi di euro. Quindi, proprio eh, diciamo, sono tanti. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è, è, è obbligatorio per chi fa il nostro mestiere, eh, per chi ha acquisito, eh. Eh, mo ci vuole sul campo, quell'esperienza operativa che gli consente di, eh, di dire la scuola e di segnalare poi situazioni eh, di criticità, eh, porre l'attenzione su un problema serio, forse addirittura la precondizione per l'efficacia dei, dei, dei piani di sviluppo che siano fondati eh, su, su, su questi eh, fiumi di danaro che fortunatamente dico, dovranno arrivare. Eh, questa è un'occasione unica per il nostro Paese, è l'occasione di ricostruire qualcosa che purtroppo ai noi per eh, una sciagura eh, mondiale eh, è andato svanito e cioè il sogno no, italiano, il sogno anche di una eh, rinascita del, del paese e noi in particolare del meridione, perché eh, il meridione ha bisogno di eh, ritornare a correre, di ritornare ad essere produttivo, attrattivo attraverso una serie di investimenti che eh, vadano a segno. Cioè non possiamo... E non ci perdano per strada, ma chi deve controllare particolarmente questi, questi ma, soldi? Eh, guarda, io credo, eh, e, e questo penso di, di eh, intercettare anche eh, l'idea di, di molti colleghi eh, che non debba essere la magistratura, o meglio, non debba essere solo la magistratura. Eh. Perché? Perché la magistratura eh, a cui spesso si affidano anche compiti non propri interviene per accertare eh, i reati e quindi interviene quando sostanzialmente il danno già è fatto. La frittata già è fatta. Eh, ai noi è così. Eh, vedete un po' che cosa sta succedendo. L'altro giorno eh, la notizia di, di altri 145, mi sembra, 150 eh. mafiosi che godevano dei redditi di cittadinanza. Tu eh, intervieni in questo caso ma i soldi che sono stati persi non li recuperi mai. Quello è, certo. è il problema. Allora, Pensare oggi che la magistratura possa vigilare sulla corretta spesa, eh, de, il corretto utilizzo di questi fondi eh, europei è un errore. Perché? Perché noi dobbiamo predisporre gli strumenti di controllo preventivi, eh, per evitare e. E tu l'hai sempre predicata rendere... la prevenzione? Io l'ho sempre detto perché, eh, vedi, anche dalle, dalle cose che possono sembrare eh, più piccole, non dico banali, ma sicuramente rispetto a, a questo tema enorme, eh, più piccole, come quelle legate al recupero dei, dei giovani, alla, alla eh, dispersione scolastica, alla devianza, no? la necessità di intervenire con la prevenzione. Andando eh, nelle scuole, facendo... Andando nelle scuole, eh, tu lo sai perché ci siamo eh, spesso eh, intrattenuti su, su molti libri che, eh, che ho avuto eh, la fortuna di, di poter editare, dedicati proprio ai ragazzi. Tanti libri eh, hai scritto eh, per i giovani. I, i docufilm, io ho, ho, ho da sempre avuto questa attenzione per profonda giovani. per eh, la, la cultura, direi addirittura, no? per la cultura della legalità la necessità di dover impostare eh, in prevenzione una serie di attività e di eh, modalità operative perché alcuni di quei giovani poi scegliessero una strada diversa dalla criminalità organizzata o avessero addirittura un'opportunità concreta come avviene e come sta avvenendo fortunatamente per l'associazione arti e mestieri, un'opportunità diversa, credibile rispetto al percorso criminale. Eh e certo, è... tu l'hai sempre detto nei libri, bisogna spiegare ai giovani il male perché possano scegliere tra bene e male. Bisogna narrarlo, raccontarlo, eh, diciamo dialogare su questi argomenti con i giovani. Ma tu hai scritto tantissimi libri per i giovani, ma anche per l'università. Lo ricordi, manuale sì, sì, di legislazione sì, sì, antimafia, si parla tanto sì. di mafia, di corruzione, ma nessuno ha mai scritto un manuale nella storia, è stato un libro diciamo, sì, oh, originale. Poi, ovviamente per... è un livello ancora successivo e c'è cioè quello della necessità di approfondire da un punto di vista tecnico anche un, un tema, un argomento di cui si parla molto, ma di cui ahimè ancora oggi si sa poco, perché oh. la legislazione antimafia, ma la stessa criminalità organizzata seguono dinamiche sempre innovative che anche qui sono eh, purtroppo lasciate alla eh, quasi esclusiva eh, attività e, e all'intervento eh, del, della magistratura certo. e delle forze dell'ordine. In realtà sono temi. Eh, come il diritto civile, come il diritto penale generale, come le procedure che hanno da tempo dignità scientifica. Perché eh, la ricerca, eh, noi purtroppo in questo Paese, eh, immaginare la ricerca è sempre più complicato. No? Vero. La ricerca è eh, il presupposto e lo sviluppo. Beh, certo. Cioè, se tu non fai ricerca non puoi pensare di svilupparti. Eh, no, no. La ricerca sui temi giuridici si fa all'università, certo. la fa la dottrina, oh, che certo. elabora sempre teorie, che elabora eh, modalità di, di modifica anche di alcuni istituti. Ecco, questo io credo, eh, ed è, ripeto, un gradino successivo sul quale io sto lavorando anche oggi, eh, che, che, che l'Università Van Vitelli mi, mi conferma come, come docente a contratto. Eh, ci lavoro sui giovani, ma ci lavoro attraverso anche la ricerca scientifica. Noi abbiamo editato delle tesi straordinariamente innovative. Abbiamo editato, i, i, i ragazzi sono stati bravissimi, gli studenti, a cimentarsi in, in tesi inedite, innovative, eh, che riguardavano proprio tematiche legate alla criminalità organizzata, cioè nella eh, prospettiva di rendere scientifico quello che è stato fatto eh, sul campo. No? Certo. Eh, tu sei, sei stato sempre impegnato con i giovani e la base di tutto proprio parti dai giovani, io mi ricordo che c'è stato, mi ricordo l'anno scorso, due anni fa, ma forse l'anno scorso con il presidente del tribunale eh, Gabriella Casella che io saluto con affetto estivo che io chiamo Lady Di Ferro anche io eh, allora eh, ne approfitto lei, eh, lei ha fatto con te eh, quell'accordo per portare sempre i giovani a insomma, ad assistere ai processi dal vivo in modo che si sì, possano... Assolutamente sì, è un è protocollo, è un protocollo ancora, ancora in atto, poi purtroppo la pandemia ci ha anche è su bloccati, questo bloccato certo. nel, nella eh, prospettiva di svilupparlo ancora in maniera più profonda. Eh, tematica, addirittura abbiamo elaborato delle modalità anche per temi: eh, per, per, sul diritto del di lavoro, sul diritto civile, sul diritto penale. Per consentire ai ragazzi di fare quel salto no, di qualità anche professionale, cioè di comprendere anche nel percorso di studi quale fosse poi l'applicazione concreta di quegli istituti che andavano Far a lavorare. Fal toccare con mano. È importantissimo. Sì, è un, po un metodo Bellissimo! Come, come si fa anche in Inghilterra, Metodo negli Stati proprio. Uniti, no? la, eh. la possibilità per loro di vedere con i propri occhi eh, l'effetto pratico di quello che stanno facendo. l'effetto che fa? Eh, l'effetto che fa allora, ehm, eh, allora facciamo gli auguri al nuovo ministro della giustizia non c'è più il ministro Buonafede e, e c'è un, um, una ministra ecco, Marta Cartabia, una costituzionalista prima presidente della corte costituzionale ecco, e, e lei dice che la giustizia è una giustizia che riparte e vuole ricominciare e deve ricominciare perché i cittadini deve incominciare dalla, dalla fiducia che il cittadino deve riporre nel la giustizia, perché oggi come oggi, diciamo la verità, un po' sfiduciato con tutta la corruzione, tutti quei casi di corruzione, CSM, le, le correnti, le correnti che diventano strumento di potere, il caso Palamare, insomma ne hanno viste parecchie, quindi Val, insomma, si deve sicuramente recuperare, non ti pare? Assolutamente sì, bisogna... Anche qui ripartire e credo che il modo migliore per farlo sia proprio quello inaugurato dal, dal governo Draghi, e cioè di eh, fondarsi sulla professionalità, sulla competenza eh, anche eh, provata, no? dimostrata sul campo, non solo, non solo dichiarata e quindi la professoressa Cartabbia, eh, Presidente della, della Corte, la, la, la prima presidentessa donna della, della Corte Costituzionale eh, ovviamente rappresenta in questo senso l'eccellenza assoluta capace di dare o di ridare alla giustizia anche quell'autorevolezza certo, eh, di eh, in indirizzo che, eh, che, che, che tutti ci aspettiamo e da cui, eh, come lei stessa ha sostenuto, bisogna ripartire per, per ridare credibilità e ridare anche fiducia da un lato a, a noi magistrati nell'esercizio quotidiano complicato della nostra funzione, ma anche e forse soprattutto ai cittadini, certo. perché la giustizia è un servizio che deve essere reso ed interpretato ed accettato anche dai cittadini come un servizio pubblico che sia un servizio autorevole e quindi basato su competenza, su terzietà e, e, e sulla eh, capacità anche dei magistrati di mettere in campo le loro enormi professionalità. Mm. A me piace tanto, uh, non perché sia donna e giustamente noi siamo orgogliose, uh, ma perché vuole molto il dialogo e io sono oh, per il dialogo. Da, da, dal uh, dialogo e dal confronto uh, nasce sempre qualcosa di buono, di positivo. Certo, eh, e certo, e di... certo. È normale. La riforma delle carceri per buona fede eh, non è andata insomma, eh, eh, fino in fondo perché c'è stata la pandemia, eh, è caduto il governo. Eh, all'inizio della pandemia, come ricorderai, e tu ti sei lamentato tanto, ma come tutti siamo rimasti esterrefatti: eh, per evitare il diffondersi all'inizio del, eh, del, eh, della pandemia, eh, per paura che si diffondesse nelle carceri che sono piene così, affollate, si è pensato di liberare eh, dei, dei bossi che erano al 41 bis. Io mi ricordo il tuo impegno, il tuo proprio, siamo rimasti nell'indignazione completa che di mandare eh, ben mi pare 5.000 detenuti sono usciti fuori più o meno no? E per paura di questo, diciamo, di questo contagio e è stato giudicato da molti un grande errore. Ecco, tristissime le condizioni, lo sappiamo, dei detenuti L'altro giorno a Bollate vicino a Milano un altro si è impiccato. Abbiamo avuto anche dei suicidi a Santa Maria Capovedere anche a Poggio Reale. A Poggio Reale è pieno di detenuti che non se ne può. Io una volta in un un'altra intervista ho ricordato che in una una cella di poggio reale e da sottolineare eh, non ricordo il padiglione ma è sicuro vi ricordo la, mh, eh, la, eh, la, la cella 55 dove si, sono tante le persone e il, il luogo l'area calpestabile è poca si siedono a turno uno si alza e uno si siede per poter eh, riposare. Sono delle eh, situazioni veramente assurde. Oggi la Cartabia, la, il presidente, eh, dice che vuole il dialogo, basta scontri su carceri e processi, quindi inaugura un metodo eh, nuovo. Diceva Fyodor Dostoevsky, come diceva, il, paese, il, il grado di civiltà di un paese, di, un, di una città, si vede dalle carceri. Se così fosse, noi saremmo proprio... Le, le, a terra. Le, il sistema penitenziario eh, è, un, è un altro tema eh, molto, doloroso. molto doloroso del nostro Paese, eh, su cui bisogna, ed è giusto che, eh, che il Ministro l'abbia eh, subito sottolineato, bisogna sì, intervenire. per i detenuti, ha detto. Bisogna intervenire eh, perché? Perché questo noi lo diciamo da tempo. L'espiazione della pena eh, deve essere privazione, giusta privazione della libertà per chi eh, ha commesso dei reati e quindi ha eh. commesso degli errori, che deve eh, inevitabilmente risarcire, ma anche comprendere la ragione no, del, dell'errore per cercare di evitarla. Eh, il, il nostro valore eh, costituzionale di riferimento è quello eh, del, del recupero, no? della rieducazione che è, è abbinata alla, alla pena, ma non deve diventare, come purtroppo a noi in alcuni casi eh, avviene, privazione della dignità. Ecco, la dignità umana deve essere sempre rispettata eh, ad ogni costo, io dico. E, e, e quindi noi dobbiamo eh, lavorare tutti quanti insieme e questa eh, esortazione al dialogo è fondamentale in questo tema, perché ci sono pulsioni diverse che talvolta vengono anche mal interpretate. Eh. No? E quindi lavorare invece tutti quanti insieme per una sintesi che sia una sintesi efficace in questa prospettiva. Ma come si può fare a svuotare le carceri? Ma gli istituti di pena non ce ne sono, io sono a Io ho una mia idea da tempo, ecco, anche, anche tecnica, eh, se, se mi consenti, eh. e, e cioè eh, bisogna intervenire su tutto il sistema delle pene. Noi abbiamo un sistema delle pene che risale al 1800, c'era uno studioso che si chiama Cesare Beccaria che scrisse un altro grande libro eh, che poi rappresenta la base per tutto il diritto il penitenziario, dei delitti e delle pene. E eh, sostanzialmente con qualche piccola modifica, ma noi abbiamo oggi ancora la pena principale che è la, il, il carcere, la reclusione, eh, come, eh, come base, come, come regola no? della, della detenzione, a cui poi abbiamo delle eccezioni che sono rappresentate le cosiddette pene alternative alla detenzione. In realtà io non credo che ci sia una pena, una regola base e delle pene alternative. Bisogna cominciare a ragionare su diversi livelli di pena, anche di natura economica, anche di natura esclusivamente risarcitoria, ci sono dei reati che vanno. La cui, il cui disvalore penale può essere riequilibrato non attraverso il carcere. E quindi rimettere in discussione tutto il sistema della pena significa anche rielaborare le modalità di esecuzione okay. della pena. Perché? Perché ehm, le carceri non devono essere sempre i luoghi dove si va a espiare eh, la, la, la pena la per, per il, il danno eh, procurato. Eh, e eh, le carceri, però quando si entra nelle carceri eh, bisogna effettivamente che quella pena sia certa, e cioè eh, sia assicurata eh, eh, fedelmente il rispetto della statuizione del giudice. Noi abbiamo tre gradi di giudizio nel nostro ordinamento, che consentono di esplicare appieno anche i diritti di difesa e la tutela giusta del, dell'incolpato. All'esito però della pena deve essere chiaro che quella è la punizione e non che ci possano poi essere sconti, sconticini, riduzioni, come avviene oggi, quasi in una sorta di mercato per cui sì, sì, chi entra a, 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 con una pena di, di 30 anni già sa che dopo 15 può uscire. Non, questo non va non bene. Non è una cosa seria. Non è eh, efficace: si perde eh, gran parte di quello che eh, è, è il valore della pena, che è il valore della rieducazione, ma anche il valore della eh, prevenzione generale e della prevenzione speciale che deve, che deve accompagnare la, la pena. In questo periodo, pochi giorni fa, è morto Raffaele Cutolo, un boss o professore veniva chiamato a Napoli, un uomo osannato perché dava lavoro anziché diciamo, averlo dallo Stato, lo Stato veniva giudicato assente e lui dava posto di lavoro. È stato il fondatore della nuova Camorra organizzata e insomma veniva giudicato come diciamo, reputato un santo dai suoi affiliati, è morto all'età di 79 anni e al 41 bis e al reparto sanitario del carcere di Parma, era vecchio, malato, ha passato tutta la vita sua nel carcere noi sappiamo che all'ergastolo eh, si esce solo da morti, questo è poco ma sicuro, però in questo caso era anziano, si discute su questo fatto, a proposito del fatto che la giustizia non deve essere vendetta, l'ha detto anche questa Um, uh, nuovo presidente, nuovo ministro uh, Cartabia. E molti dicono dice, ma era vecchio, malato, eh, diciamo, pesava 41 kg, un uomo diciamo, di una certa stazza da giovane, eh, ha chiesto tante volte la, eh, diciamo, le, i domiciliari e non ci sono stati dati. Perché? Perché dice che aveva comunque ancora carisma, un potere diciamo, eh, carismatico sui suoi. Ecco, mh, alcuni dicono è eh, vendetta e eh, diciamo, eh, non va bene. Bene. Altri dicono: e eh, vabbè, ma va bene, eh, lo meritava. Tu come giudichi? Perché eh, ci sono parecchi, anche i io... tuoi colleghi come l'Ingroia, che dice che i criminali si devono combattere fuori, ma quando sono così malati, dopo decenni di detenzione, questa detenzione potrebbe essere pure un po' alleggerita. Tu che ne pensi? Guarda, io non mi sento di giudicare il singolo caso. Ripeto, secondo me bisognerebbe stabilire eh, o ristabilire delle regole Generale. Questa è la stessa fine di Rina sì. e di Bernardo Provenzano. Sul Bernardo Provenzano. Ci, ci sono delle situazioni che sono diverse eh, e non possono essere trattate come, certo. come delinquenti comuni, ma non tanto e non solo per la statura criminale dei soggetti, quanto piuttosto per quello che io eh, invece mi sento di confermare, cioè l'effetto indiretto che certe, che certe situazioni possono avere in termini di eh, ricostituzione o rafforzamento delle compagini criminali. Noi non dobbiamo mai dimenticare, e, e su questo eh, mi sento di, 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 di dirlo con, con decisione, no? non dobbiamo mai dimenticare il male che questi soggetti hanno commesso, ma non perché dobbiamo vendicarci, non è una questione di vendetta. Uno Stato, uno stato è più forte quando... Mh, eh, la la, la vendetta non Beh, la considera certo. proprio diciamo, tra, tra, le, tra, tra le possibili eh, ragioni del proprio intervento, però uno Stato è forte e deve essere forte e dimostrare la propria forza anche nei confronti degli affiliati al clan eh, e quindi stabilire delle regole, delle regole che poi eh, i giudici hanno l'obbligo di, eh, di interpretare e, eh, e far applicare. Ma consentimi, io eh, ho, ho scritto... E ne approfitto, e approfitto della tua ospitalità eh, per ricordare le vittime che sono cadute, eh, le vittime innocenti che sono cadute per mano di Raffaele Cutolo. Io ho, ho detto e spero che lui abbia, ricevuto, abbia chiesto e ricevuto il perdono dei tanti uomini e delle tante donne e bambini ammazzati per mano di eh, Raffaele Cutolo. Perché questo io credo che sia obbligatorio eh, richiedere e questo credo che sia anche eh, utile e opportuno ricordare. A partire da Giuseppe Salvia, tu lo ricorderai, yeah. il vicedirettore del carcere di Poggio Reale, tu parlavi prima di Poggio Reale, eh, che eh, ebbe l'ardire di contrastare Raffaele Cutolo che non voleva rispettare le regole del carcere, cioè yeah. sottoporsi ad una perquisizione. Al rientro da un processo fatto esternamente, e per questa sua scelta da uomo delle istituzioni fu condannato a morte e ammazzato da sicari eh, di, di eh, Raffaele Cutolo sulla tangenziale eh, di Napoli. Ecco, queste persone eh, hanno la dignità di essere ricordate, questi sono gli eroi. A me. Gli eroi negativi non sono mai piaciuti e, certo. e credo che non debbano essere costruiti e mostrati alla gente. Anche la possibilità che si, creino, che si creino, anche se in piccole dinamiche, in piccoli gruppi, degli eroi del male è secondo me un atteggiamento e un modo sbagliato. E certo, ritorniamo agli altarini, praticamente. Ritorniamo e... agli altarini. Bravo. Eh, eh, dunque, eh, una cosa proprio specifica per i PM, e quindi tu sei un PM eh, di eccezionale bravura. E di, ha detto voglio vedere che, che dici l'ex magistrato Carlo Nordio eh, ha giudicato la riforma della giustizia buona fede un obrobio perché dice veniva dato ai PM? potere immenso, un potere che poteva sfociare nel libero arbitrio. La sua paura era che i PM potessero decidere quali reati dovessero essere trattati per prima e quindi si aveva in Italia una giustizia disomogenea, in quanto ogni procuro poteva adottare un proprio criterio. Tu che sei proprio il massimo e il top eh, con rispetto eh. per tutti gli altri procuratori e altri PM, eh, perché il PM diciamo la verità è una figura affascinante, è eh, quella che eh, procura le prove, eh, che si dà da fare, insomma eh, ha un fascino particolare. È vero che avresti potuto avere tutto questo potere, questo libero arbitrio? Come rispondi? Io rispetto, ma non riesco a contestualizzare bene rispetto a quale tema il, il collega è intervenuto, ma è un collega validissimo, valoroso e quindi non ho bisogno... Lui parlando della riforma di buona fede che dice proprio. Eh sì, forse nella parte, allora... nella parte in cui interveniva eh, sulla obbligatorietà dell'azione penale. Eh, il, il discorso Anche questo è un discorso molto molto eh, serio. Eh, certo, le riforme eh, de, de, di buona fede non hanno brillato, ma ci vuole per, no. per eh, diciamo proprio di no e eh, certo. eh, eh, per efficacia. Eh, e quindi è chiaro che eh, la, la valutazione di questi temi va inserita anche in un contesto certo. generale. Eh, se il, il discorso come immagino era quello dell'obbligatorietà dell'azione penale questo è un tema molto molto serio, eh. è un tema che si accompagna anche alla eh, capacità degli uffici giudiziari di dare le risposte alle istanze dei cittadini, eh, ad, un, ad uffici che sono sempre in affanno perché... Eh, con eh, poco personale amministrativo, con pochi magistrati, m, pochi magistrati con numeri eh, spesso davvero insostenibili. Tu consideri che una procura eh, normale, diciamo fisiologicamente, di questo Paese ha un carico tra i 500 e i 1000 fascicoli di indagine per ogni, per ogni eh, pubblico ministero, che è un'enormità. Io, eh, nel corso della mia esperienza, ho avuto la fortuna di confrontarmi anche con colleghi stranieri, francesi, spagnoli, tedeschi, rumeni, che hanno numeri eh, proprio non paragonabili. Cioè noi ne abbiamo 500 e loro ne hanno 5. E, e, e questa è la, la situazione su cui noi ci troviamo ad operare, che eh, va a minare molto quel principio eh, dell'obbligatorietà della dell'azione penale che è un principio astrattamente di garanzia per tutti. No? Cioè, Ogni fascicolo, ogni denuncia deve essere obbligatoriamente azionata dal pubblico ministero. Questo è il principio. È chiaro che di fronte a questi numeri la selezione di quello che riesci a fare e quello che non riesci a fare è un po' naturale perché, ripeto, non si può richiedere a qualcuno, ai pubblici ministeri in questo caso, ma anche ai giudici che poi hanno numeri. Eh, simili eh, di fare l'impossibile. E quindi è giusta diciamo, l'osservazione tua... di Nordio, che ripeto è collega di, di, di valoroso e di grande esperienza. Però la problematica è molto più seria. Sì, la problematica è seria. ripeto, Riforme della giustizia spesso vengono paventate, eh, anche, anche lanciate, ma andrebbero ponderate bene perché il sistema giustizia ripeto, è un sistema su cui eh, si pesa la democrazia anche del Paese. Eh, certamente. Allora eh, vorrei mh, concludere perché so che tu come al solito... Vai di fretta, e eh, lo so, eh, eh, io ti Il vengo incontro. Il lavoro ci aspetta, e ti, eh, ti, eh, ti vengo incontro. Allora, eh, parliamo un attimino di Napoli, eh, parliamo, ritorniamo alla, alla, da dove siamo partiti. Ecco, a Napoli oggi eh, ci sono tante cose che non vanno, e eh, mi rivolgo a te, casomai, dovessi diventare eh, sindaco eh, di Napoli. Ecco, da dove ripartire? Diciamo la verità che insomma Napoli appare ferma a 30 anni fa più o meno. Eh, il turismo, diciamo sempre di impegnarci, gettiamo sempre la, la, la tematica sul turismo. Il turismo non può essere l'unica strada per risollevare eh, Napoli. Ci sono altre strade. Eh, io intravedo l'ambiente per dare lavoro, eh. l'ambiente, il porto, l'innovazione sociale, c'è il fatto di bagnoli, l'area orientale. Insomma, tu da dove partiresti? Ah, ti parlo da, da cittadino in questo momento. Eh, hai detto che abbiamo poco io tempo. Io vorrei vedere, guarda, io sono, io, per, io sono curiosa per natura, ma c'è un miscuglio di affetto nei tuoi confronti, di fiducia, che proprio, proprio mi piacerebbe, la verità. Per ora, eh, ovviamente, Vediamo. parliamo da, 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 da magistrati, eh, ma soprattutto su questo tema da cittadino. Eh, e tu hai detto che abbiamo poco tempo, quindi alla fine... Pe Pensare a tutte le cose che si possono e si eh dovrebbero fare. Ma per dove Napoli partiresti tu, per questa splendida io, città? Io partirei dal ridare dignità ai, ai napoletani. Eh, credo che abbiamo parlato prima di dignità no? e credo che i cittadini debbano eh, essere eh, fieri di vivere e di rappresentare una città. Peraltro Napoli è, è una capitale, è, è stata una capitale, non è solo una capitale a chiacchiere, no? è stata una capitale eh, beh, di un è, regno. È I, I segni eh, di questo suo glorioso passato eh, sono tangibili e visibili eh, in, ogni, in ogni luogo dove tutti. Eh, cioè hai la possibilità di, di, di muoverti e di girarti eh, a Napoli. Quindi io credo che questo debba essere l'obiettivo primario per chiunque eh, sarà chiamato ad amministrare la Allora, ridare la città. dignità, poi praticamente ma praticamente si fa in tutte le cose, e cioè dal recupero un po' di un decoro urbano, il, eh. il controllo della viabilità, la normalità anche di quella vivibilità che noi siamo abituati a, a, ad accettare, forse anche rassegnati, come se fosse ineluttabile e non si potesse aspirare e cioè, ad altro. Iniziare dalle cose semplici, diciamo. Iniziare a, a sognare un posto dove è bello vivere, dove è bello girare, dove eh, si sta anche tranquilli rispetto a... No, a, a, alle possibili certo. eh, violenze o aggressioni quotidiane. C'è tanto eh, da fare dovunque, quindi io auguro al prossimo sindaco di avere la capacità di, di fare tutte queste cose. Ecco, io però mi facciamo un fiocco in presenza dei nostri amati telespettatori: casomai, ove mai dovessi diventare sindaco, la prima intervista la concedi a me perché eh, insomma. Eh, lo sai che noi ti vogliamo bene e io poi sarei una mamma acquisita e quindi mi spetta di diritto comunque sono iniziati i lavori al molo Beverello, è Beverello che uniranno la città al porto quindi anche i lavori alla metro di piazza municipio dove sorgerà una grande area archeologica quindi si potrà passeggiare anche tra città e porto oltre al lungomare che è una cosa meravigliosa e che gradiremmo Invitiamo a non affollare diciamo, di tante persone, perché andremo a finire, se no, all'area uh, all zona uh, rossa. Tra breve andiamo Perché speriamo è normale no, I cittadini no. non ce la fanno più E questa è la verità Si hanno delle complicazioni Dobbiamo dire in tutti i, i campi e si vedono, i cittadini Sono mh, amareggiati Perché si ve, non ci sono stati mai Tanti imbrogli come nel periodo Della pandemia, hai notato? Truffe non sì, sono aumentate le truffe, truffe anche sui vaccini purtroppo. I vaccini non si capisce nulla Quelli che fanno bene, quelli che fanno male C'è molta confusione sì, sì, purtroppo come tutti i momenti caotici eh, ai noi, eh, se si è eh, costretti anche a, a subire delle, delle, delle angherie poi, di persone che approfittano di queste situazioni per, eh, per eh, fare i loro interessi, spesso biechi interessi anche sulla salute, eh, ai noi anche queste sono, sono tristi realtà che bisogna... Uh, affrontare in maniera coesa, in maniera determinata e ripeto, anche lì la magistratura fa il suo compito, ma anche eh, la eh, società civile deve avere quegli anticorpi necessari per fronteggiare certo, no, queste situazioni. Perché molto spesso si delega sempre alla magistratura: va bene, questa noi. è cosa della magistratura. Va Allora, io ti ringrazio enormemente del Grazie piacere e dell'onore che ci hai dato, e per me è sempre un piacere. E la prossima volta. Non so se si troveremo di fronte eh, al magistrato o di fronte al. Eh... Penso di fronte a Catello Maresca E che... eh, quello vince su tutti, sia come sindaco che come, eh, come magistrato. Certamente sindaco e magistrato con un sorriso così non ci, no, 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 è raro averlo. Eh. Allora eh, buonasera a voi e buonasera e grazie e ti aspetto a sempre a da adesso. Arrivederci anche a voi. Arrivederci.